Incontro proficuo con tanta gente che ha voglia di partecipare per dare un nuovo senso alla politica. L'altra sera a Cercola, nella prestigiosa cornice di Villa Bonanno, kermesse della lista Campania Libera, con De Luca presidente. Hanno partecipato il sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo, Tiziana Romano, candidata al Consiglio regionale, conclusioni affidate a Tommaso Casillo, candidato al Consiglio regionale con De Luca presidente, lista Campania Libera. Tanta gente ha ascoltato con interesse i temi proposti nel dibattito: sviluppo, servizi, trasporti, nuova progettualità per l'area vesuviana. Presenti tanti esponenti della politica locale, in particolare salutato con un grande applauso Luigi Di Tato, storico esponente del Partito Socialista, reduce da un pauroso incidente stradale. Il sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo, ha ricordato i motivi di una scelta per Campania Libera. La scelta per Campania Libera rappresenta un impegno del sottoscritto a tutela del proprio territorio per ridare una speranza alla nostra regione. Attraverso la figura del candidato presidente Enzo De Luca, una persona alla quale ha dimostrato di saper operare per la gente e proiettare gli interessi e le prerogative dei cittadini al centro del suo progetto politico. È una lista civica con una connotazione chiaramente di centrosinistra ed oggi c'è l'opportunità per la nostra città di avere all'interno di questa lista un proprio candidato, una giovane professionista, un avvocato, Tiziana Romano, che è un'espressione del nostro territorio e sta ponendo un impegno forte su tematiche importanti per lo sviluppo di tutta l'area vesuviana. Inoltre il nostro appoggio incondizionato va a Tommaso Casillo, il quale ha una grande esperienza, un grande scursus politico, che si mette nuovamente in gioco, nonostante dei ruoli importanti che ha ricoperto, sia dal punto di vista istituzionale che partitico, per quella dose di esperienza necessaria oggi per dare un supporto a quelle idee giovani che stanno connotando la coalizione di centrosinistra, ma per quelle che sono le problematiche ereditate da una mala gestione del centrodestra, si rendono necessarie. Tiziana Romano ha la sua prima esperienza politica di candidata al Consiglio regionale, giovane professionista di Cercola. Mi sono candidata perché ho sentito il dovere civico e morale di essere portavoce dei problemi e delle difficoltà della mia comunità, perché credo che possiamo costruire un futuro migliore operando nell'interesse del bene comune. Invito tutti ad avvicinarsi nuovamente alla politica, perché deve essere intesa non più come strumento di potere imposto dall'alto, ma come strumento di ascolto delle esigenze, delle difficoltà del nostro territorio che ognuno di noi quotidianamente deve affrontare. Le conclusioni sono state affidate a Tommaso Casillo, candidato per Campania Libera con De Luca, presidente al Consiglio regionale della Campania. Casillo ha ricordato come sia necessario rielaborare la programmazione regionale sui fondi europei per evitare di perdere finanziamenti utili per lo sviluppo. L'impegno è quello di utilizzare bene stavolta i fondi europei, perché davvero tutti i territori, quelli a nord di Napoli, quelli vesuviani, quelli costieri, possono, come dire, anche cogliere queste opportunità. Naturalmente per fare questo c'è bisogno di un governo che sia in grado di invertire la tendenza, perché in questi 5 anni il tema delle risorse è stato un tema che ha deluso, tant'è che purtroppo noi restituiremo 3 miliardi di euro. I fondi FAS, i fondi statali per le aree sottoutilizzate, non sono stati per niente utilizzati. Io credo che questo sia, come dire, uno scandalo che noi assolutamente non ci possiamo consentire. Ma in questo senso sono fiducioso, perché la guida di De Luca è una guida competente, una guida rigorosa, è una guida trasparente, e noi abbiamo bisogno di questi profili e di questi requisiti per fare bene rispetto ai fondi europei.